Distruggerò gli attichini. No, non lo farai. Suca, suca, suca. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Attic Gaming Group. Qui con voi Esid, siamo di nuovo su Hearthstone per una puntata speciale questa volta. Non è la solita ranked, ma vi mostro 5 sbustate di fila e vediamo che schifo tira fuori stavolta. Come vedete ho già le 5 buste. Sto preoccupato seriamente proprio su quello che potrebbe uscire da ste buste. L'ultima volta, avete visto nel video, non è andata benissimo. Carte in 8000 per, avevamo carte veramente penose. Speriamo che in questi 5 pacchetti invece troviamo qualcosa di decente. E iniziamo col primo. Ruota della fortuna. Vediamo. Oh. Allora, prime 5 carte. Una blu. Iniziamo bene, poi è passato subito a niente. Niente, niente, niente. Sto pacchetto è da buttasse. Niente da dire, raga. Cioè, io taglierei qui subito, chiuderei, vi saluto, vo a casa. Però comunque, vedremo, dai. Penitenza. Quando l'avversario gioca un servitore riduce la sua salute a 1. Schifo. Soprattutto perché è in segreto, insomma. Rabbia interiore. Fa comodo in certi mazzi warrior. Sangue freddo già ce l'avrò in 25. Marchio della natura non mi interessa perché odio i druidi. Cobra imperatore è una bella carta, però non mi piace, non mi serve proprio per i mazzi che gioco. Prima busta proprio subito di merda. Posso seriamente chiudere qui perché immagino quello che ci sarà in queste altre 4 carte, in queste altre 4 buste, scusate. Però dai, magari andrà meglio la prossima. Speriamo bene. Lasciamo perdere la fortuna che porta solo male. Qua, secondo pacchetto. Bianca, blu, bianca, bianca, bianca. Potreste iniziare a sentire qualche sclerata. Altro segreto del paladino. Vaffanculo paladino. Guardia di luna argenta, 4 mana, 3 scudo divino. Bah, niente di speciale. Mana dipendente, la odio. Fuoco interiore, questa è carina sul sacerdote. Però mi pare già ce l'avevo. Vabbè, carta in più al limite è sempre dust, raga, non è niente di strano. L'attacco di un servitore diventa pari alla sua salute. Certe combo paurose con questa. Custode Mogushan, Mogushan, boh, non lo so come si pronuncia. 4 mana, 1-7 provocazione, è una bella carta. Però, cioè, tipo, vedete, già in combo con il sacerdote diventerebbe una 4 mana 7-7. Non è male, però qualche cosa già c'avevo. Prime 2 buste andate. Riusciremo a trovare almeno una epica? Una viola? Se scappa una leggendaria, penso, boh, farò un salto dalla finestra. Via, con la terza busta. Altre 5 carte, bianca, blu, bianca, bianca, bianca. Come vedete, proprio il tasso di rarità è altissimo in queste buste. Qua, iniziamo, sacerdotessa di Elune, Elune. Boh, tanto come dico male. Allora, grido di battaglia rigenera 4 salute al tuo eroe. Boh, costa troppo. Crociata scarlatta è buona, la uso in un mazzo Warlock aggro che mi ha permesso di scalare ultimamente. Però mi pare ce l'abbia già in 2 per. Nutrizione. Scegli, ottieni 2 cristalli di mana o pesca 3 carte per 5 mana. Insomma, poi è druido, raga. A me i Tauren, ecco. Druido, pare che m'ascolta. Allora, un mana, distrugge un servitore e l'avversario pesca 2 carte. È un bel remove, però insomma, gli date 2 carte, ce lo dovete mettere in conto. Novizio occultista, le tue magie costano un mana in meno, mago. Questa è carina come carta, però ho giocato poche volte mago, dovrei vedere un po' come posso utilizzarla. Vabbè, pure sta busta niente di speciale purtroppo. Inizio a demoralizzarmi. Andiamo con la penultima, dai. Io ci spero sempre, magari qui nell'ultima c'è qualcosa di bello. Epica. Bianca, bianca, bianca. Vabbè. Allora, sono le solite 4 bianche più una decente, a quanto pare. Gnomo contaminato, craftato già in 2 per. Sarà sicuramente free dust. Fabbro d'arati,
ottima sul guerriero, come vi ho già mostrato su altri video, un guerriero agro. E non so se ce l'ho in 2x. Comunque, anche se ce l'avessi doppie, è comunque das, cioè non devo buttare via niente, non sono carte sprecate. Porta scudi molto buona sugli aggro. Rabbia interiore, abbiamo già visto prima. Granchio affamato. Ci sono dei video già in rete, avrete visto qualcosa di questa carta che si potenzia, vedete, 2-2 distruggendo un Marlock contro i mazzi Marlock, soprattutto se giocato in un mazzo rogue, è micidiale perché mettete giù il granchio 2-2 e distruggete un Marlock nel frattempo. Lo fate tornare in mano, lo rigiocate, altri 2-2 e credo si resetti però. Quindi rimane sempre una 3-4, però intanto distruggete il secondo Marlock e ottenete un'altra volta il bonus. Bella carta però, sicuramente disenchanterò. Ultima busta, ultima su 5. Finora abbiamo preso 4x4, 16 bianche, 3 blu e una epica. 3 rare e una epica. Cosa ci riserverà questo pacchetto? Oh là! E vai con l'ultima. Bianca. Epica. Bianca. Bianca. Blu. Oh, attenzione. Il tasso di rarità è migliorato. Vediamo che schifo tirerà fuori. Passo nell'ombra. Shadow Step. Questa è carina. È quella carta che vi dicevo da utilizzare con il granchio. Zero mana, come vedete. Il suo costo, vabbè. Fa tornare un tuo servitore nella tua mano. Il suo costo si riduce di 2 mana. Quindi lo giocate gratis. Novizio occultista, sempre da vedere. Circolo di guarigione, rigenera 4 salute a tutti i servitori, 0 mana, non è male per i mazzi aggro priest, esisteranno? Sinceramente non l'ho mai visto, non l'ho manco mai provato. Però ce l'ho, mi pare pure dorata, se non l'ho disincantata, qualcosa del genere. Lupi spirituali, una delle carte che mi piace di più dello sciamano, anche se c'ha sovraccarico 2, cioè se voi giocate questa carta nel vostro terzo turno, utilizzate 3 mana e il turno dopo avrete 2 cristalli di mana in meno, quindi partirete con 1 più 1 del quarto turno 2. E ora l'ultima epica. Nessuna leggendaria comunque in 5 pacchetti, c'ho cioè una sfiga assurda. Epica! Arco del gladiatore, il tuo eroe è immune quando attacca. È una bella carta per il cacciatore, per l'hunter, 7 mana 5-2. Sì, è una bella carta, mi era già capitata una volta, l'avevo disincantata, però forse tornerà utile, non lo so. Il cacciatore è il mazzo che odio di più, anche se l'ho giocato. Vedremo se troverò un modo di sfruttarla o no, dai. Adesso andiamo a vedere quante free dust ho preso in 5 pacchetti. Allora, qua, vabbè, un po' di carte nuove, come vedete sopra. 70 dust, dai. 14 comuni, cioè praticamente tutte le comuni che abbiamo trovato sono da disincantare perché ce l'avevo già in 2x. Poi dite la sfiga. E vabbè, niente di speciale stavolta purtroppo. Vediamo cosa c'è rimasto di buono. Marchio della natura che non era in 2x. Nutrizione probabilmente farà una finaccia, poi devo decidere. Qui, ecco, come vedete c'è l'arco del gladiatore. Poi abbiamo la carta. Oh, fuoco interiore che non era in 2x. Circolo di guarigione l'avevo in 2x, però l'avevo disincantata quella gold. Quindi niente. Shadow Step in 2x. Lupi spirituali in 2x. E poi abbiamo 4 generiche, di cui il granchio. Sono 100 dust. Disincantiamo subito. Sì, confermo. Altre 100 dust. Mana dipendente in 2x, però non mi piace. Cobra l'avevo già disincantato una volta. Quindi niente. E l'ultima carta è il custode Mogushan o Mogushan. Questa fa veramente comoda. È una 4 mana, però. Ve l'ho detto, ci si fanno certe combo carinissime. E niente, dall'ultima volta non è cambiato tantissimo. Le leggendarie sono sempre quelle, purtroppo. Oh, questo sarebbe carino. Come vedete non c'ho proprio niente. Nessuna leggendaria di nessun cazzo di eroe. Zero, raga. Zero. C'ho una sfiga assurda. 5 pacchetti, lo schifo, avete visto.
Non posso fare altro che salutarvi per questa volta. Non so se, se il prossimo video su Hearthstone si concentrerà un'altra volta su queste bellissime sbustate, grazie Blizzard, oppure su qualche altra ranked, visto che sono a rank abbastanza basso ancora. Non ho avuto tempo di giocare molto, rank 16, però vorrei tentare la scalata a leggenda per questa stagione. Con un amico stiamo pianificando diversi video con delle belle giocate. Cercheremo il prima possibile di mettere su qualcosa. Con questo piccolo spoiler vi lascio qui per stasera. Da Esid è tutto, alla prossima ragazzuoli, ciao ciao!